Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale SAG Software Group. Io sono sempre Neptune. Oggi andremo a parlare di tattici, in particolar modo dei plate carrier. Come possiamo notare, qui ne abbiamo due versioni. Abbiamo la versione, diciamo, quella per chi vuole rimanere più leggero, e per chi invece preferisce c'è la versione, quella un po' più, no, pesante, ma qua parliamo di una qualche protezione in più, perché grazie a queste fasce, che ovviamente qui abbiamo anche presenti degli attacchi molle, quindi possiamo anche attaccarci su più roba, offre una maggiore copertura rispetto a questo, che è sì più leggero, però è vero che ci espone di più ai colpi laterali. Questo leggero è della Fly Industries come marca, mentre questo è della Hatfield. Allora, qua abbiamo una cordura 1000 denari, mentre qua abbiamo una cordura da 500. Ciò non toglie che il tattico comunque è ben resistente. Come potete notare, viene utilizzato la domenica, quindi presenta anche dei piccoli segni di usura. Però il nostro socio lo utilizza ormai da svariati anni e devo dire che comunque il tattico si presenta ancora dopo diversi anni in maniera egregia. Idem per questo qua, anche se comunque lo si sente che è più spessa la cordura rispetto a questa qua. Comunque, voglio dire, sono entrambi, si mantengono veramente veramente bene. Allora, andiamo a vedere più o meno come lo possiamo equipaggiare il nostro plate carrier, più o meno per farci un'idea a grandi linee, ricordando che sia dalla parte frontale che la parte dietro abbiamo un sistema molle, quindi che ci permette di metterci tutto ciò che noi abbiamo bisogno. Il nostro socio in questo caso l'ha voluto equipaggiare con dei caricatori rigidi per M4. Abbiamo un portacaricatore sempre rigido per pistola, la tasca per la radio. Lui utilizza la pistola di backup, invece di utilizzare il classico cosciale, lui preferisce averla sul petto. Dietro adesso non c'è, ma lui in genere ha una sacca Camel attaccata dietro. Quindi nulla toglie che anche lateralmente, come dicevamo in precedenza, avendo pure qua un sistema di attacco molle, possiamo attaccarci su della roba, non lo so, una tasca utility, o piuttosto che, non lo so, una tasca admin. Potete sbizzarrirvi veramente su quello che ci potete attaccare su questo plate carrier. Mentre questo, rispetto ovviamente a questo qua, ha delle piccole limitazioni. Perché essendo che lateralmente non ha le fasce di protezione, ci va meno roba. Però attenzione, perché sì, è vero, ci entra meno roba, però avete sempre due belle placche sia fronte che retro per attaccarci roba. Secondo me il plate carrier è uno dei tattici più belli, però attenzione, rispetto a un chestering avete dei movimenti un po' più limitati. Perché? Perché se andate ad abbassarvi a causa delle sue piastre rigide che troverete all'interno,
questo vi causerà molto spesso degli alzamenti del tattico e alcune volte è scomodo, perché praticamente vi potrete ritrovare la parte frontale del tattico che sale magari e vi tocca. Questo dovete fare attenzione molto con le regolazioni, perché se è regolato male può essere che succeda proprio questo spiacevole inconveniente di questa cosa. Che dire altro? Ragazzi, per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video, come al solito, lasciate un like. Se non siete iscritti al canale, fatelo e soprattutto attivate la campanella, perché vi arriveranno spesso nostre notifiche, in quanto porteremo e cercheremo sempre di portare video nuovi sul canale e di aiutarvi il più possibile sulla scelta degli equipaggiamenti da comprare. Per oggi è tutto, un saluto da Neptune e da tutti i SAG Software Group Reggio Calabria. Ciao a tutti!